Mister, che settimana di lavoro è stata questa? Una settimana normale finalmente, perché siamo riusciti ad allenarci bene tutti i giorni. Abbiamo fatto una settimana tipo, anche perché col fatto che una volta si giocherà di venerdì, una volta di sabato, una volta di domenica, effettivamente ci sballa un po'. Invece questa settimana, col fatto che abbiamo giocato sabato scorso e rigiochiamo di sabato, diciamo che abbiamo fatto una settimana tipo. C'è stata un po' di attenzione perché qualche infortunio di troppo gli ha, come dire, creato qualche problema. Gli Mello su tutti, poi qualcuno a Gigliotti si è fermato un attimo. Sì, le condizioni del gruppo quali sono? No, bene. Gli Mello, diciamo che è stato anche fino a un certo punto un po' a scopo precauzionale, perché anche la partita di giovedì avrebbe potuto farla, quindi siamo stati un po' noi a frenarlo un attimino. Poi diciamo che tutto sommato la squadra lavora sempre bene, sempre al massimo, e quindi problemi sotto questo aspetto non ne abbiamo. Ecco, la gara di Cosenza è la seconda di questo campionato, la prima probabilmente contro una delle nobili ricadute, ma anche una squadra che punta a fare qualcosa in questo torneo. Che tipo di gara sarà? Che tipo di gara si aspetta? Ma sicuramente loro come atteggiamento, e soprattutto in casa, sono abbastanza aggressivi, una squadra che gioca un buon calcio. Però non dobbiamo perdere quelle che sono le nostre prerogative, che sono quelle di andare a fare un calcio propositivo. E sicuramente impronteremo la partita su questo. Non sappiamo se ci riusciremo per 90 minuti, magari come l'abbiamo fatta sabato, però il nostro concetto è quello e sviluppiamo quello, perché è la cosa che alla fine in questo momento ci riesce meglio. Rispetto alla gara con Martina, quali sono le cose da portare anche a Cosenza e quali sono le cose da migliorare rispetto a quella gara? Ma è l'atteggiamento del Martina contro il Martina è stato sempre propositivo, anche dopo aver subito gol, sia il primo che il secondo. E diciamo che siamo andati negli ultimi 10 minuti che alla fine facevamo possesso palla, quindi questa è una dimostrazione che la squadra non ha paura, ha personalità e cerca anche nei momenti di difficoltà dove magari l'altra squadra ti mette grandi pressioni di cercare di giocare. Questa è la cosa positiva. La cosa negativa è qualche disattenzione su cose che avevamo preparato, che le abbiamo riviste, cose che eravamo diciamo preparati a non cascarci, ci siamo cascati. Però, come ho detto anche dopo la partita, noi con il lavoro possiamo sistemare tantissime cose. Quindi aspettate insomma una squadra che in un primo importante banco di prova in trasferta risponda come in casa, insomma, anche dal punto di vista della personalità, del modo di... Certo, noi dobbiamo dare continuità sia alla prestazione di domenica che al risultato. Sappiamo benissimo che non siamo ancora al massimo della condizione, la squadra può crescere e deve crescere, e quindi ci aspettiamo ogni domenica un miglioramento. Cosenza ha confermato dei giocatori della scorsa stagione, oltre anche all'allenatore, quindi in parte insomma, sì. Una squadra già collaudata, poi ha inserito anche dei nuovi acquisti, comunque di esperienza insomma, per la categoria. Che tipo di squadra è, da un punto di vista anche tattico, che partita potrebbe venirne fuori? Ma noi abbiamo visto la partita di campionato che hanno fatto domenica, poi anche un'amichevole che hanno fatto a Taranto, e hanno cambiato diversamente, nelle due situazioni hanno cambiato i moduli, una volta hanno giocato 4-3-3 e l'altra volta 4-4-2, però noi come impostazione di squadra sappiamo che quando giochiamo con un 4-4-2 ci dobbiamo comportare in un modo, 4-3-3 in un altro, quindi siamo pronti e abbiamo preparato la partita in pratica sulle due soluzioni. E ci aspettiamo sicuramente una squadra che è la prima di campionato che fanno in casa, vorranno ben figurare, una squadra che ha un po' nel loro atteggiamento l'aggressività, e quindi dobbiamo essere bravi a venire fuori sulla loro prima aggressione, che ci può permettere di avere campo aperto, perché loro ci verranno sicuramente ad attaccare alti come atteggiamento. C'è qualche giocatore in particolare che spicca? Ma diciamo che nel complesso è una buona squadra, proprio come gruppo, come compattezza di gruppo. Hai detto bene prima, è già dall'anno scorso che sono insieme, quindi è un gruppo che si conosce bene, hanno fatto bene anche l'anno scorso, quindi vorranno sicuramente riconfermarsi. Elementi diciamo particolari, diciamo Calderini che è un giocatore che ti può fare un qualcosa in più, però diciamo che nel complesso è tutto l'insieme. Che è una squadra importante sicuramente. Radocco come sta anche lui? Va bene, i ragazzi stanno tutti bene, tutti a disposizione.
c'è Potenza tra i convocati. Sì, Potenza, abbiamo parlato con il ragazzo e naturalmente la condizione non è quella migliore, di conseguenza dobbiamo valutare insieme il da farsi. E quello che abbiamo deciso di proporre in pratica è una cosa tranquilla, progressiva, non vogliamo rischiarlo subito, nel senso che magari può fare già la partita, però magari può avere anche problemi diversi, quindi di conseguenza abbiamo preferito, parlando con il ragazzo, di avere un atteggiamento diverso, progressivo, di comune accordo. Parte anche insomma per stare col gruppo? Sicuramente, anche perché lui è il primo stesso che vuole venire, che vuole essere presente, come lo è stato anche domenica, nonostante fosse stato appena tesserato, era lì negli spogliatoi con i ragazzi, quindi è un personaggio importante per il gruppo, per i più giovani, per una crescita più veloce, quindi è un elemento importante che dobbiamo tenercelo stretto. Sull'11 da schierare, le vedete chiare o vi portate qualche eventuale dubbio delle ultime ore? No, in linea di massima diciamo che abbiamo abbastanza chiaro quello che deve essere l'impatto con la partita. Ho detto, la squadra di domenica ha fatto bene, merita anche una riconferma, però abbiamo anche altri giocatori, quindi valuteremo alla fine sempre prima della partita, però diciamo che in linea di massima ci siamo. Il mercato per quanto riguarda perlomeno insomma i trasferimenti tra le società e non il mercato degli svincolati si è chiuso lunedì scorso, non è arrivato l'esterno d'attacco, ma potrebbe anche arrivare questi giorni, insomma, che vi aspettate, che idea avete sul mercato? Allora, non deve arrivare un giocatore per forza, perché deve arrivare un giocatore per forza, deve arrivare un giocatore che ci può fare la differenza, un giocatore che ci fa fare il salto di qualità, e allora sì, è il benvenuto, altrimenti noi diciamo che il discorso del giocatore che deve arrivare siamo tranquilli lo stesso. Ecco, nelle ultime ore si parla di Sarno, sarebbe eventualmente un giocatore che per caratteristiche si addice a quello che è il vostro gioco, che magari avete segnalato voi? Sì, sicuramente sì. Volevo chiedervi come ultima domanda per me, chiuso su Forte, su questo ragazzo, avete preso una decisione, insomma, credo che si continua a allenarsi. Sì, stiamo valutando con la società. Trovare la soluzione migliore per i ragazzi, perché è un ragazzo che sicuramente merita, perché secondo me è un buon giocatore di categoria, quindi valutiamo insieme con la società il da farsi. Diciamo, resta confermato per voi che al di là di questo eventuale arrivo di un esterno, poi la si chiuderebbe così la squadra? Sì, credo proprio di sì, dobbiamo ringraziare la società che alla fine ha messo a disposizione una rosa che con tanti giocatori che avevamo richiesto, e quindi la ringraziamo sotto questo aspetto. Poi se dovesse arrivare diciamo la ciliegina sulla torta, che può essere un altro acquisto importante, ben venga. Però potrebbe esserci ancora qualche partenza rispetto al gruppo di adesso, perché Viteritti è sì, Viteritti è in uscita, Richella dovrebbe essere in uscita. Quindi con queste due operazioni, sì, eventualmente con l'ingresso di un calciatore in grado di far fare il salto di qualità, si chiuderebbe definitivamente. Sì. Però per adesso il complesso si sta bene così tutto, in certo, porta, difesa, certo, centrocampo, certo, e prima linea al di là dell'arrivo di questa stella. Va bene ragazzi? Grazie. Grazie.